Ebbene sì, al primo girone infernale, il più leggero, il più vicino al prossimo passo del purgatorio, ho voluto mettere il Kinect. Ecco, io già vedo, immagino, tutti coloro che diranno: sì, stronzo, prendi, l'hai messo all'inferno perché non ti è piaciuto e hai speso 150 euro, tu merda! Io vorrei specificare che il Kinect è una fantastica periferica che fa un ottimo lavoro e che dovrebbe fare ancora meglio, se non fosse che non si è saputo più nulla del firmware nuovo fantomatico che doveva far leggere anche le dita, la lingua. Si è parlato di riconoscimento vocale, sì, esce. Primavera è quasi arrivata. Io purtroppo nel 2010 più di questo non ho fatto. E sì, sono completamente d'accordo con chi ha voluto aspettare a prenderlo. Siete stati furbi. Ma non me ne rammarico più di tanto. Passiamo quindi ora, cari discepoli, a vedere quelli che sono stati i 5 giochi che, in una visione di aspettative e soddisfazione delle aspettative, ci sono più che altro equilibrati. E quindi partiamo con il purgatorio. The Force Unleashed 2 è un gioco che mi è piaciuto decisamente tanto, però ho apprezzato di più il primo, e non perché nel secondo mancassero nuovi boss, una trama avvincente, una grafica bella, un sacco di super mosse più fighe, ma semplicemente perché il primo dura 3 volte tanto. Allora a me non interessa essere 10 volte più fico, con 2 spade, una per il culo e 2 nel naso, e poi giocare 5 ore e arrivare alla fine del gioco. Soprattutto perché parliamo di un action molto ben strutturato, molto ben realizzato, molto piacevole da giocare. E finirlo così mi è dispiaciuto veramente tanto. Comunque, se volete un consiglio, è un action molto molto bello, dategli una chance. Ecco, Dead Rising 2 è un altro titolo che finisce in purgatorio un po' per sfiga, perché fondamentalmente per una ragione che non l'ho capito subito. Io non ho visto né giocato il primo Dead Rising e questo secondo mi ha letteralmente spiazzato, forse perché è concepito secondo dei canoni che non facevo assolutamente miei. Infatti il gioco prevede un approccio molto diverso, ovvero vai avanti, quello che riesci a fare fai, quello che non riesci a fare fai un'altra volta. Infatti l'esperienza che si accumula, i soldi che si ottengono durante un run del gameplay passano al successivo. In questo modo diventa molto più facile portare a termine le varie sfide del gioco. Essendo livello 50, capirete che è tutto un altro discorso. Il problema è che questo l'ho capito che era già 2011 e quindi ho voluto infilare Dead Rising 2 al purgatorio, un po' perché glielo devo. L'ho maltrattato un po', e in realtà adesso mi sta piacendo abbastanza. Consigliato.
Anche qui c'è da fare un discorso. Battlefield Bad Company 2 ha un solo problema: il single player. E non è neanche un problema, è il single player alla difficoltà più alta. Cosa ho riscontrato? All'epoca del mio precedente video, dove dico che la campagna fa cagare, intendevo dire veramente che la campagna fa cagare, ma perché io ci ho giocato alla difficoltà più alta. Infatti mi è capitato poi di vedere mio fratello giocarci a difficoltà normale e destreggiarsi. Cioè, a confronto di come dovevo giocare io, sembrava Neo di Matrix. Andava avanti, sembrava Rambo, una figata. Ed era bello da vedersi e sicuramente bello da giocarsi. Il che mi ha portato a pensare che probabilmente gli sviluppatori hanno creato il gioco alla difficoltà normale, media, e poi hanno fatto una grandissima cagata cercando di portare la difficoltà più alta. Perché ciò comporta che i nemici siano dei Terminator che ti vedono anche se sporge un capello da dietro l'angolo del muro. Sono tutti armati di RPG, anche quelli che puliscono i bagni. Si crea un contrasto fra gameplay che fa l'occhiolino all'arcade, con la mappa, con le casse di armi da cui è possibile ogni volta fare il cambio di equipaggiamento, a un gioco estremamente realistico, come è la modalità veterano per il multiplayer. Perché il multiplayer di questo gioco, signori, è il più fico che abbia mai visto. Affanculo Modern Warfare con i suoi esaurimenti nervosi, affanculo Rice e i lamer che ci girano continuamente. Battlefield Bad Company 2 è il gioco multiplayer più fico che ho giocato nel 2010. E se non avessi avuto sta magagna della campagna che mi ha fatto cacciare santi e madonne per settimane, a questo punto non lo vedremo che soltanto alla terza posizione del purgatorio. E sono convinto che Battlefield 3, con il suo multiplayer only, in caso l'anno prossimo avrà tutt'altra posizione. Ecco, questa è un'altra posizione che farà discutere. Al secondo cerchio del mio personale purgatorio abbiamo Red Dead Redemption. Ciò che significa? Assolutamente non vuol dire che esso sia un brutto gioco. Semplicemente non è andato oltre quelle che erano le mie più semplici aspettative. Vale a dire che quando è stato presentato un gioco sandbox realizzato da Rockstar, ambientato nel Far West, sono rimasto basito, non vedevo l'ora di giocarci. Io sognavo da anni un gioco del genere. Tuttavia, è stato bello per la prima parte del gioco, perché poi dal Messico in poi non era più così figo, non era come io l'avrei voluto, perché il leitmotiv di tutto il gioco è incentrato sulla modernità che uccide il vecchio West. E io capisco che sia il senso di fondo del gioco, però a me non è piaciuto. Non è piaciuto perché mi faceva malinconia, tristezza, perché vedevo il grande John Marston soccombere di fronte all'industrializzazione, alle strade lastricate, no, questo mi ha messo talmente tristezza che ha inficiato il resto del gioco, e probabilmente è proprio ciò che desideravano gli sviluppatori. E se questo era il loro scopo, bene, grazie, siete